Inter, un sì. 4-1, entrambi i tecnici hanno schierato, diciamo, non le seconde linee, comunque coloro che finora avevano avuto meno minutaggio. Eravate andati in vantaggio, poi la Ternana ha preso il campo, sì. Ritiene che il 4-1 sia un punteggio troppo largo a favore della Ternana, oppure, viste le occasioni create, è un punteggio giusto? No, beh, io credo che comunque la Ternana abbia meritato la vittoria per il gioco che ha espresso, sicuramente, però noi abbiamo avuto le nostre occasioni e siamo passati in vantaggio, ci hanno annullato un gol che secondo me era valido assolutamente, quindi potevamo andare anche 2-0. Il primo tempo abbiamo tenuto bene, e anche se la Ternana ha spinto, abbiamo tenuto bene, anche abbiamo creato le nostre occasioni. Il secondo tempo gli episodi hanno deciso la partita, perché poi abbiamo preso un gol su calcio d'angolo, abbiamo avuto ancora la palla per pareggiare il 2-2, invece loro sono scesi e hanno fatto il terzo e il quarto gol. Avevo veramente, secondo tempo avevamo tantissimi ragazzini in campo. E la Ternana, a differenza nostra, ha fatto i cambi con giocatori magari che giocavano la domenica. Noi abbiamo messo ragazzini, ma abbiamo messo anche un ragazzo della Beretti, quindi abbiamo più guardato sicuramente al campionato, ma soprattutto alla conoscenza di questi ragazzi che non li avevo ancora visti in azione. Quindi onestamente sono contento così, perché la squadra ha fatto la sua dignitosa figura. Chiaramente, come ho detto prima, la Ternana ha meritato di vincere. Con un pizzico di fortuna potevamo anche limitare il passivo o sperare anche in un pareggio magari e di prolungare la partita. Grazie. Grazie a voi. Grazie.